proseguiamo. Nonostante il guerriero dragone avesse avuto la meglio contro la gang del coccodrillo d'oro, stava per accadere qualcosa di più grande. I cinque cicloni volevano affrontare Tai Lung. Per quanto magnifici, Shifu sapeva che non erano all'altezza di Tai Lung. Doveva trovarli. Ormai la notizia della fuga di Tai Lung si era diffusa fino all'armata dell'ombra di Leng, la più sinistra, aggressiva ed elusiva di tutta la Cina. Già, proprio loro! Conoscevano Tai Lung da molto tempo e una volta tornato sarebbe stato il tempo di trasformare la Valle della Pace nella Valle della... Brace. Mi sono Ma avrebbe Tai detto la Valle Lung della voleva solo la Morte. pergamena del dragone e combattere contro il cosiddetto guerriero dragone. Non si aspettava l'arrivo dei cinque cicloni. Lo sfidarono in combattimento e fu il più incredibilmente svolazzante combattimento di sempre. È vero, la scena del combattimento sul ponte mi è piaciuta, molto pirotecnica. La scena della prigione anche non è male, però questa qua del ponte. Devo dire che effettivamente come dire, con le animazioni in questo film non si sono risparmiati, anzi, fatte veramente meglio. Salvataggio di Wudang. Salvataggio a Wudang. Dai, tra quanto combatteremo noi contro Tai Lung? Cioè, noi Po combatteremo contro Tai Molto Lung? divertente. Questi sono gli uomini migliori a disposizione di Shifu. Solo uno è degno di affrontarmi. Dove sarebbe questo guerriero dragone? Come sai che non sono io? Tu? Ti stai dimenticando che io c'ero quando iniziasti. Quando eri solo un batuffolo di peli, saresti tu il prescelto. Bene, c'è nessun altro? Sì! Io! Ok, lasciate fare al piccoletto. Ma davvero? No, ti prego. È stato molto divertente. Devo fare solo attenzione. Tanto è un gioco per bimbi, non può essere veloce come si dice? Il real time event. Dai. Ehi, non era poi così forte! Maestra Pensi che vipera dovremmo comunque. festeggiare? Ci Stai sta. scherzando? Aia. Vedi, ho appena fatto un complimento ed è morta. Shifu vi ha addestrato bene, ma non abbastanza. Lasciate fare al piccoletto. Tutto qui? Basta, finita già la parte? Sei arrivato tardi, Shifu. Tai Lung ha sconfitto i cinque falliti. Trova e salva. I Trova e cinque salva cicloni. 16. Va bene. Wow! Ciao, grazie! Wow, grazie! Comunque non ho capito che animale è Shifu. Non è un Passa tra i coniglio. nemici. Sembra tipo un koala. Forse un tipo un procione? Sì, forse è un procione. Ma Shifu però non ha il colpo caricato o sbaglio? Che palle. No, ha solo un colpo triangolo. Probabilmente molto forte, ma non caricato. No, no, ce l'ha anche lui. E allora perché non me l'hai fatto finora? Bellissimo Shifu, Non peraltro è il maestro di sto un gran cazzo. Fine? Non ho capito. Se devo distruggerlo sto posto. Boh, vabbè. Forse devo solo proseguire, vero? Basta? Finiti? Quanti ne devo combattere? No, sul serio. Che devo fare? Atterra sulla faccia di un gruppo di nemici, grazie al turbine Panda.
Lo so, è quello che ho fatto fino ad ora, ma non è la tecnica che... Aspetta. Ah, ok, per un attimo ho pensato di dover distruggere il posto con la tecnica qui. Eh no, non devo... Oh, non lo so. Volevo usare prova e salva la tecnica col cerchio, solo che Shifu non si fermava più. Pensavo di essere spacciato. E di conseguenza si è buttato di sotto. Passa tra i nemici come una freccia in volo. E ok, e fino a qua ci siamo. Atterra sulla questa faccia. È l'altra, atterra sulla faccia dei nemici. Non lo so, non ho capito cosa vuole che il gioco faccia. Forse devo solo continuare a combatterli fino a che il gioco non mi dice bravo, puoi andare avanti. Dai. Vieni qua. E va bene, volete combattere? E allora combatterò contro tutti quanti voi stupidi lupi. Più che altro, davvero non capisco cosa vuole che faccia il gioco. Io credo che... Oh, devo combattere contro tutti, ma... C'è la porta, lì c'è una scimmia con... col mattarello. Forse mi sta aspettando, boh. Ecco fatto. Io continuo a menare tutti quelli che escono da qua, che tanto il gioco probabilmente prima o poi mi farà andare avanti, anche per pietà. Per un qualsiasi motivo prima o poi potrò proseguire. Ah, speravo di prenderlo. E infatti. Dove scappi? Cretino. Secondo me sto sbagliando qualcosa io. Perché non può essere che... Oh, e invece no. Era giusto. Puttanega. Ma quanto è forte sta scimmia? Morta? Shifu, che fai? Cosa sta facendo? Cosa fa? Ok, boh. Oh, è finalmente andato. E ora? Ok. Salta su una nuvola e premi azione o salto per eseguire il passo. Ok, queste nuvole. Ah, le nuvole mi fanno da trampolino? Buono da sapere. A questo punto mi ci prendo anche le monete. Hai capito, Shifu, comunque. Ecco fatto. Madonna mia. Sta parte qui non finiva più, eh. Ah, ecco. Gente del villaggio, arrivo subito. Wow, grazie. Prego. Grazie del cibo, che tanto ne abbiamo bisogno. Shifu, bravo. Capisco che puoi saltare sulle nuvole, ma almeno sui dirupi cerca di saltare normali, per favore. Ecco fatto. Non siete poi così tanto duri quando vi si prendono a pugni in faccia, eh? Allora, proseguiamo. Abbiamo la super velocità, usiamola. C'è nessuno? Arrivo. Chi è? Ah, è scimmia. Tra
Tranquillo, scimmia. Il tuo maestro è arrivato. Maestro Shifu, ah, no, era siete Gru, arrivato. Okay. Mi dispiace, maestro. Vi abbiamo deluso? No. Io ho deluso voi. Torna al palazzo, io arriverò presto. Tranquillo. È colpa mia, vi dovevo allenare più severamente. Shifu, aspetta, c'è una moneta dietro. Non posso abbandonare i soldi. Shifu? Shifu, che fai? Shifu, maledetto. Va bene tutto, ma di sti soldi ne abbiamo bisogno. E soprattutto devo prima vedere se ci sono zone che stiamo abbandonando. Perfetto, non sembra. Qui abbiamo la scelta di dove andare. O mi scegli tu? No, eh. Perfetto. Fai attenzione. Tra l'altro non so se tipo non premo la X mentre siamo su una nuvola se gli passa attraverso. Vorrei provare, ma vorrei anche non dovermi rifare questa parte, quindi eviterò il tentativo. Perfetto, eccoci arrivati. Complimenti, Shifu. Ma dai, l'avevo colpito e lui scompare. Stupidi lupi armati di alabarde. E poi non sono alabarde, ma sono spade curve. Ecco fatto. Allora, tizi del villaggio, non ce ne... Benissimo. Ma quindi i gorilla evitano gli attacchi in volo? No, solo quello là che c'aveva lo scudo, perfetto. Ok, è morto. E siamo a corto di chi, quindi... Ecco fatto. Morti? Colpito in faccia. Ti sta bene. Madonna mia. Ecco qua. Che battaglia iperfrenetica. E io rimango qui e continuo a farmare chi e monete. Intelligenti i lupi. Evitano di avvicinarsi. Questo comunque non li salva dalla loro inevitabile sconfitta. Aia. Dai. È morto? No. Dai, avvicinati. Porca. Oh, e che cacchio. Ecco, lui c'ha una alabarda. Di là non ci arrivo, vero? È morto? Sì, perfetto. Lì c'è Vipera e c'è anche la sua bambola, aspetta. Allora, facciamo le cose con un attimo di calma. Congratulazioni. Perfetto. Ma che pezzo di merda. Ed ecco qua, a posto. Grazie, maestro. Ho una sola parola. Rivincita. E io ho tre parole per te, Mad. Vai a cagare. Al palazzo ora. Sì, maestro Shifu. Sai che avevo indovinato anch'io tre parole. Vai a cagare. E io l'ho detto per scherzare, però effettivamente erano tre parole davvero. Maestro Shifu, grazie per avermi salvata. Come ha fatto a entrare qui? La domanda più importante è come uscirai. Ti sto rimandando al vai palazzo. Vai di là. Fai attenzione. Ora vai. Ok. Nonostante quello che dicono tutti, non è poi così divertente qui. Morto? Aia, ma che bastardo. Oh, e finalmente andati tutti. Oh, calmo. Allora, aspetta. Non posso passare di qua, quindi vuol dire... Esatto. Sì,
Sì. Ci ha mancato poco, grazie! Ecco qua, grazie di avermi permesso di tornare facile. Aspetta. Ecco fatto, allora aspetta. Ci deve essere una nuvola qui, vero? Forse mi faranno passare più avanti. Ma statevene buoni. Oh, Shifu però. Va bene che è il maestro e tutto, ma ci... dai che ci mena, eh. Aspetta. Allora, liberiamoci di un problema alla volta. Prima gli arcieri, poi i lupetti, poi gorillone bianco. Dai, ti sta bene. Mamma mia, se ti sta bene. E ok, le nuvole sono riapparse ora. Dai, ce la possiamo fare. Possiamo liberare tutti i tuoi allievi. Io ti giuro che vorrei provare a vedere cosa succede se mi butto senza schiacciare la X. Però, come ho detto, non ho voglia di ricominciare quel pezzo solo per la mia morbosa curiosità di vedere se muore o no. Dove devo proseguire ora? Ah, da quella parte. Ok, aspetta. Dammi un secondo. Di qua. Perfetto. Sì, mi sa che... esatto, se non schiacci la X gli passa attraverso. Va bene, va bene. Ho soddisfatto la mia curiosità senza per forza doverci crepare. Grazie, maestro Shifu. Non sopporto le sbarre. Sì, molto divertente. Suppongo sia arrabbiato con noi perché siamo venuti ad affrontare Tai Lung da soli. Beh sì. Ciò che provo non ha importanza. Preoccupati di ciò che farò ora. Vai al palazzo e raggiungi gli altri. Non capisco perché in questo livello si senta di più sulla destra che in generale. Allora, dammi un secondo. Ecco, fatto che va bene tutto, ma tutte le monete ci servono. Allora, perfetto. Da questa parte. Perfetto. Per fortuna che tipo le nuvole non scompaiono a ogni salto. Sarebbe stato abbastanza fastidioso. Sei uno stronzo, Shifu. Maledizione. Oh no, devo rifarmi tutto. Ma sei... Che poi non è che sei caduto perché ho sbagliato io o altro. No. Sei caduto perché non ti sei aggrappato alla sporgenza. Complimenti. Tu sì che sei il maestro di Kung Fu. Dovresti proprio aprire una scuola. Perfetto, aspetta. Esatto, perché non voglio abbandonare nessuna moneta. E neanche Claudio Moneta voglio abbandonare. Wow, ecco qua. Grazie. 8 su 16. Ci siamo quasi, dai. Sperando di non averne dimenticato nessuno da nessuna parte. E sperando che non ci siano tipo statuette nascoste. Micio. Ho detto stai indietro. Ci penso io, ti salvo io. Difendi, tigre, colpendo. No, Shifu. Ho capito, difendi tigre, ma il problema è la mira. Forza tigre, ce la puoi fare. Oh no! Spero di non averla colpita io. Ovviamente ne arrivano altri.
Vai, 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 vai. Preso. Ne arriva altri, sicuramente. E quando mai? Preso. Presi. Meno male che i colpi sono infiniti in sti giochi. Mamma mia. Fossero contati. Oh, gorillone bianco, fantastico. È morto? Lo spero. Tigre è al sicuro. Per ora. Trova un modo per raggiungerla. Tranquillo che ci arriviamo. Dai. Allora, se non mi fai passare qui, non proseguiamo. Ecco fatto. A me comunque, più che lupi, sembrano sciacalli questi, per come abbaiano più che altro, non per altro. Ecco fatto. Abitanti del villaggio. Pensavo di essere... Grazie! Levatevi ora. Pensavo di essere... Grazie! Ce ne mancano solo 4, che spero che siano... Cosa fa sto coniglio che corre in giro? Ma dite che vanno da qualche parte? Sì, vanno nell'erba. Comunque, spero proprio, dicevo, che siano in questa zona gli ultimi 4. Non vedo, ok. Che va bene tutto. Ma ho bisogno di monete. Eccomi, tigre. Sono arrivato. Sei ferita gravemente. Sto bene. Grazie, maestro Shifu. Allora ho bisogno di te al palazzo per continuare la... Esatto, vai via. Verrà con me. Verrà non ancora. Eccoli qua. Da dove arrivano? Allora, facciamo che... Esatto, inizio. Pensavo di essere stato... Grazie! A salvare gli abitanti del villaggio. Sì. Morti? Perfetto, andata. Andiamo anche dall'altro lato. Cercando di mantenere un po' di chi. Ed eccoli qua, gli ultimi 2. Wow, ci è mancato poco. Pensavo di essere spacciato. Grazie. Grazie. Allora, facciamo che aumentiamo un po' il chi e... Aumentiamo al massimo il chi, dai. Che così... No, che fai? Dicevo, aumentiamo il chi, che così possiamo fare più volte tutte le mosse che vogliamo. Siamo al massimo della vita, direi di sì, perfetto. E allora combattiamo. Aia. Muori. Muori anche tu. Ma tu soprattutto. Vieni qua. Madonna mia, che soddisfazione ammazzarli con un colpo, soprattutto quando sei in aura rossa. Non cercare di scappare. Mi dispiace per voi, ma questo colpo fa male, quindi è caduto di sotto quello. Dai, vieni qua. Sto ancora caricando. Madonna mia, che contrattacco che si è beccato. Osi sfidare Jaidu. Osi sfidare Jaidu. Dai.
puoi fermarmi. Ah. Colpito in pieno. Oh, ed è andata. What the? Meraviglioso.